Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi torniamo con i consigli manga, ma più che consigli, oggi si parla di roba introvabile, se non a prezzi assurdi. Infatti negli ultimi anni i prezzi dell'usato manga si sono impennati clamorosamente, un po' per il crescente aumento dei lettori, un po' anche per il collezionismo che sta incidendo davvero tantissimo. Oggi quindi vi parlerò di alcuni manga splendidi che davvero tutti quanti meriterebbero di leggere, ma che purtroppo sono introvabili. Alcuni proprio tipo il Santo Graal, alcuni dal prezzo di copertina intorno ai 10 euro, che sono schizzati a 50, 60 euro o a volte anche a centinaia di euro. Tante persone invocano una ristampa di queste opere, ma il forte carattere autoriale che le rende anche abbastanza di nicchia, direi, ne riduce drasticamente le possibilità. Direi ora di non indugiare oltre, partiamo! Iniziamo con Mushishi di Yukio Shibara, pubblicato da Star Comics in 10 volumi tra il 2009 e il 2010, acquistabile ormai solo a prezzi folli. Considerando che il prezzo di copertina ai tempi era 6 euro, ora lo si trova a più del doppio, ovvero 13-18 euro a volume, ovvero 130-180 euro per la serie completa. Mushishi è un manga super premiato. Nel 2003 ha vinto il premio all'eccellenza al Japan Media Arts Festival e nel 2006 miglior manga al Kodansha Manga Award. Popolare anche per il suo adattamento anime, addirittura Kazuhiro Otomo ha diretto l'adattamento live action nel 2006. Mushishi è un manga per lo più episodico. Il protagonista è Jinko, un uomo misterioso con i capelli bianchi e un unico occhio verde. È un mushishi, ovvero un esperto di mushi, creature che racchiudono l'essenza della vita stessa. Non sono né buone né cattive, non sono né animali né insetti, però sono esseri viventi e la convivenza di queste creature con l'uomo può portare a problematiche anche molto gravi, che soltanto un mushishi è in grado di capire e sanare. In realtà c'è anche parzialmente un po' di trama orizzontale che attraverso alcuni episodi ci permette di conoscere meglio Jinko e il suo passato in enigmatico. Io ho trovato questo manga estremamente mistico. Le storie sono tutte davvero molto profonde e mettono in relazione tradizione, folklore e cultura giapponese con un tema importante come ad esempio l'ambiente. Il disegno dell'autrice è estremamente etereo, in grado di trascinare il lettore alla perfezione proprio in quel misticismo di cui parlavo prima. Le tavole a colori sono di una delicatezza e di un'espressività devastante. La fantasia di questa autrice poi è davvero impressionante, dal character design davvero particolare del protagonista alla creazione di mushi diversi per ogni episodio, fino alla perfetta integrazione degli effetti del potere di questi con la trama. Sicuramente un manga profondo, non leggero, non per tutti, ma di una bellezza unica. Lo riproporranno mai? La vedo dura. Un volume praticamente sparito è Superconductive Brain Parataxis di Shintaro Kago, anche questo pubblicato in questa particolare edizione con sovracopertina in PVC da Star Comics. Era il febbraio del 2016 e il prezzo di copertina era di 12 euro, ormai lievitato di 5-6 volte. La cosa più assurda è che questa è una delle opere davvero più fighe di quest'autore, probabilmente la mia opera preferita. Un'opera fantascientifica che può addirittura ricordare le atmosfere di maestri come Kazuhiro Otomo o Masamune Shirou, ma estremamente disturbante come tutte le opere di Kago. Carico di violenza a tratti fino ad arrivare anche al gore, eh? La storia è ambientata in questa città futuristica dove gran parte dei mezzi sono costruiti utilizzando parti del corpo giganti. E in questa società utopica, dove sembrano coesistere effettivamente esseri umani di due dimensioni diverse, scoppia del caos per la ribellione di questi giganti sfruttati. Un volume davvero pazzesco che fa sorgere dubbi sociali e morali, fa riflettere davvero tantissimo. È super ricco di colpi di scena, con un finale davvero figo. Il disegno di Kago è sempre fantastico e fonde il realismo di queste parti del corpo con questi mezzi fantascientifici, con una fantasia devastante e malata. Per me davvero l'opera di Kago che tutti quanti dovrebbero avere l'opportunità di leggere. Continuiamo con un altro volume unico, qualcosa di davvero interessante, perché Satoshi Kon è un vero e proprio genio. Qualsiasi cosa a cui ha messo mano questo compianto autore è oro, super apprezzato
noto per i suoi film di animazione, in realtà anche la sua produzione manga è estremamente qualitativa. In questo video avrei potuto parlare di una qualsiasi delle sue opere, come Opus, Seraphim, tanto ormai sono quasi tutte introvabili, ma qui ho messo proprio l'opera che in tantissimi hanno osannato come la sua miglior opera manga in assoluto, ovvero L'eredità dei sogni. Una splendida raccolta di storie brevi pubblicata in rivista negli anni 80, che spaziano su diversi generi, dallo slice of life, passando per la fantascienza, il soprannaturale, e c'è addirittura un racconto spokon, un volume incredibilmente significativo anche per questo. Celebra l'incredibile talento di Satoshi Kon su contenuti estremamente diversi, eterogenei. Sarebbe perfetto come approccio all'autore per capire come, anche in pochissime pagine, riesce a creare storie incredibilmente originali, ben strutturate e spesso con finali davvero convincenti. Sperimentazione anche nello stile di disegno, ci sono diverse cose all'interno di questo volume, anche se principalmente lo stile più utilizzato è quello classico dell'autore, che ricorda tantissimo il maestro Kazuhiro Otomo. Tra l'altro, questo volume contiene una bellissima e toccante intervista a Susumu Hirasawa, compositore che ha lavorato più volte alle colonne sonore dei film di Kon, che ci racconta questo incredibile autore in modo personale e commovente. Volume davvero pazzesco. Ma tornerà mai? In Italia purtroppo siamo davvero sfortunati. Delle prime opere di Kazuhiro Otomo precedenti ad Akira è arrivato davvero pochissimo. Ovvero è arrivato soltanto la raccolta di storie brevi, Memorie, bellissimo, ma soprattutto il volume di cui voglio parlarvi oggi, ovvero Domu, Sogni di bambini, scritto da Otomo nei primi anni 80 e pubblicato in Italia prima da Comic Art e poi nella serie Oro di Repubblica. Ormai un'opera introvabile, una serie interminabile di omicidi misteriosi che avvengono tutti quanti in un luogo circoscritto, un quartiere residenziale all'apparenza tranquillo. La polizia indaga sull'accaduto ma brancola nel buio ed emergerà una situazione pazzesca, una storia di poteri extrasensoriali e crudeltà. Un manga molto più crudo di quello che mi aspettassi. C'è un certo parallelismo anche con Akira, l'opera magna di Otomo, sia per l'ambientazione cittadina, sempre super curata negli sfondi dal maestro Otomo, mamma mia, pazzesco anche qui, sia anche per i poteri di questi personaggi davvero devastanti. Un manga dall'altissimo carico artistico, proprio per la presenza di questi disegni splendidi. Davvero bella anche la visione del mondo degli adulti, contrapposta a quella dei bambini. Secondo me un manga davvero avanti con i tempi. Non sembra qualcosa sfornato negli anni 80, sia per lo stile di disegno ipercurato che per i temi trattati, che hanno anticipato di molto quelli poi trattati in tantissimi manga venuti in seguito. Sarebbe un volume davvero ottimo per scoprire Kazuhiro Otomo. Un'opera breve che è davvero per tutti, anche a differenza di Akira, che magari consiglio a quelli che sono particolarmente appassionati di fantascienza. Anche questo tornerà mai, ragazzi. Sì, chi lo sa. Non potevo concludere questo video senza parlare del mio manga preferito, del mio mangaka preferito. Mi ci vorrebbero almeno 2 ore per parlarvi di Detonation Island, quindi mi limiterò per l'ennesima volta a fare il mio appello: riportate questo splendido manga! Il manga autobiografico dell'adolescenza di Tsutomu Takahashi, il manga che ci lascia testimonianza di una sottocultura che negli anni 80 ha segnato profondamente i giovani giapponesi, ispirando manga, anime, film, quella sottocultura della quale questo manga resta uno dei manifesti, probabilmente insieme al documentario Godspeed You Black Emperor. I Boso Zoku, la storia del giovane Takashi e degli Zeros di Shinagawa, una storia a tratti incredibilmente dura, come solo la vita vera sa esserlo in certi frangenti. Uno spaccato incredibilmente accurato degli anni 80 in Giappone, che attraverso la visione di un giovane adolescente ci racconta la società del tempo, le difficoltà, i rapporti sociali, e ci mostra i Bosozoku prima con gli occhi affascinati del ragazzino, poi con gli occhi convinti dell'adolescente che sta vivendo appieno la banda, e infine con gli occhi stanchi di chi forse ha tirato troppo la corda ed ha provato sulla sua pelle quelle esperienze di vita che ti catapultano rapidamente dall'essere un giovane adolescente all'essere adulto. Non leggerete mai niente come questo manga, e credo che sia un manga che tutti quanti dovrebbero poter leggere. Io
continuo a sperare. Tra l'altro, ormai questo manga nell'usato è arrivato a prezzi folli, soprattutto il leggendario numero 15, uscito prima senza numero e poi corretto. È diventato una vera e propria leggenda. Detto questo, ragazzi, spero di essere riuscito ad incuriosirvi con queste opere, ma soprattutto spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, vi ricordo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come ad esempio lasciare un bel like sotto il video, che così il video vola. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, facciamo crescere la community che trovate anche su Facebook, nel gruppo Facebook di Nerdy. Vi lascio il link in descrizione, venite a condividere i vostri acquisti, venite con noi a parlare di manga, venite con noi a parlare di manga anche su Twitch, anche lì trovate il link in descrizione al mio canale, dove sono live quasi tutti i giorni. Troverete anche il link al canalino Spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciando il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram michelemario86. Passate a vedere perché ci sono tanti bei contenuti sul manga e ricordatevi di lasciare un bel segui. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!